TG Più Today martedì mattina, buongiorno, un'ora come sempre per approfondire le notizie principali della giornata, per aprire un collegamento come sempre facciamo sulla Lombardia, lo faremo tra pochissimi istanti, lo anticipo subito, tra i temi più caldi oggi c'è sicuramente quello del prezzo dei carburanti. I gestori hanno appena comunicato l'intenzione di fare 2 giorni di sciopero nel mese di gennaio e noi tra pochissimo avremo un ospite che ci spiegherà proprio qual è la situazione e quali sono le rivendicazioni proprio della categoria. Prima di iniziare però, lo dicevamo, allora andiamo subito a dare la linea a Lecco, a Caterina Zita. Sì, Anna. Noi siamo questa mattina a Lecco e siamo qui ovviamente per commentare le notizie di oggi. Abbiamo il Corriere della Sera, benzina, il caso delle accise, questa è l'apertura, Meloni, tagli impossibili, ora finanziati altri aiuti, Bolzano è la più cara. Noi appunto siamo a Lecco, come potete vedere accanto a noi un distributore di benzina, il diesel è oggi a 1,87 mentre il senza piombo, insomma, la benzina a 1,83, quindi questi sono un po' i prezzi di oggi qui appunto a Lecco sul lungo lago. Continueremo a parlare anche degli altri temi che oggi appunto hanno guadagnato la prima pagina del Corriere della Sera e non solo, i tanti temi che sono tra le pagine del Corriere di oggi, però sicuramente la benzina è ancora un tema di discussione, allora cercheremo anche di parlarne con i cittadini e di chiedere a loro appunto che cosa ne pensano. A tra poco. E allora torniamo da te tra poco, intanto come dicevo tra pochissimo avremo un ospite proprio su questo tema, ma andiamo a vedere intanto anche ad esempio dall'apertura di Repubblica proprio aggiornata in tempo reale con l'annuncio dello sciopero dei benzinai il 25-26 gennaio. Basta con questa ondata di fango, UGE degli autotrasportatori, la speculazione non è al distributore ma è colpa dei grossisti, quindi le rivendicazioni proprio della categoria, mentre sul fronte del governo accise, il piano degli alleati per piegare la Premier e la strategia di Meloni per spostare l'attenzione, la bugia sulla benzina, appunto si parlava di nuovo di un ripristino del taglio delle accise, ma appunto al momento dal governo non sono arrivate risposte in questo senso, anzi la decisione al momento è quella di continuare con la cancellazione di tutti i tagli sulle accise, questo è sicuramente uno degli elementi, non l'unico, che ha fatto poi aumentare il prezzo dei carburanti e lo chiederemo tra pochissimo al nostro ospite. Intanto però andiamo a vedere anche le altre notizie della giornata, intanto sull'ANSA l'indicazione che ci sarà Mattarella il 20 gennaio all'inaugurazione di Bergamo-Brescia, capitale della cultura italiana del 2023, che sarà il 20 gennaio, appunto lo dicevamo, in contemporanea nelle due città e sarà presente il capo dello Stato. Allora, l'ho anticipato, abbiamo un ospite proprio per fare il punto su questa situazione del caro benzina, allora do subito il benvenuto a Bruno Bearzi, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. Che è il presidente nazionale della Federazione Italiana dei Gestori Impianti Stradali di Carburanti. Allora, partiamo subito dalla strettissima attualità. Si parla di uno sciopero di 2 giorni imminente nel mese di gennaio indetto dalla categoria. Ci spieghi tutti i dettagli? Ma questo è il risultato di una campagna diffamatoria che è stata posta in essere anche dallo stesso governo, ma dagli organi di stampa che hanno ripreso certe dichiarazioni di alcuni esponenti politici, facendo credere alla pubblica opinione che qualcuno nel nostro settore, nella nostra categoria, speculasse. Ora sono stati poi smentiti in maniera quasi disarmante dagli stessi dati del Ministero, che hanno verificato che nei primi giorni dell'anno il carburante è cresciuto mediamente un 16 centesimi a fronte di quello che avrebbe dovuto crescere con l'aumento delle accise, che sarebbe stato 18,3, quindi addirittura il prodotto medio in Italia è cresciuto meno rispetto a quello che sarebbe dovuto aumentare, quindi si sono ritrovati veramente con una tempesta in un bicchiere.
Ecco, il governo ha tagliato le accise, ci sono però, come stava spiegando lei, altri elementi decisamente più significativi, secondo quello che cercate di spiegare, che fanno oscillare, cambiare, salire il prezzo dei carburanti. Ma allora, molti anche in maniera superficiale determinano che il prezzo, diciamo, finale alla pompa è determinato esclusivamente dal prodotto, dal petrolio greggio, cosa che non è vera, o che in parte non è vera, nel senso che il petrolio greggio è una parte di quello che poi fa il prezzo industriale, perché ovviamente nelle nostre autovetture non ci mettiamo petrolio greggio, quindi questo petrolio greggio deve essere poi raffinato, deve essere additivato e reso compatibile ad essere introdotto nei motori delle auto. Ora, questo prezzo, diciamo, è determinato dal cosiddetto PLUS, che è, diciamo, la quotazione dei prodotti finiti. Ovviamente tutto questo tiene conto anche del cambio euro-dollaro, quindi possono esserci delle fluttuazioni derivanti anche da questo aspetto. Dopodiché, una volta che il prodotto è raffinato, quindi franco raffineria, è pronto all'uso, ovviamente vanno sommati tutti i costi di trasporto, logistica, stoccaggio e quant'altro, che poi vanno a determinare un determinato prezzo. Però sottolineo che il 60% del prezzo finale che i cittadini pagano al distributore sono tasse, sono accise più IVA. Allora, noi abbiamo sentito parlare in questi giorni spesso anche di speculazione. Cosa ne pensa, e se davvero ci fosse una speculazione, chi è interessato, chi specula sul prezzo del carburante? Ma come abbiamo più volte ribadito in questi giorni, anche con altri media nazionali e giornali, è che se c'è speculazione non è certamente a valle della filiera. Noi immaginiamo mediamente 3,5 centesimi lordi, su cui dobbiamo pagare poi tutte le nostre spese, le tasse e quant'altro, e non abbiamo nessuna possibilità di incidere sui listini che ci vengono di fatto imposti dalla compagnia petrolifera o dalla vettista. Se noi andiamo oltre quello che è il listino che ci è stato comunicato, rischiamo di vederci, come dire, allontanati dal punto vendita, perché è motivo di risoluzione del contratto. Quindi da parte del gestore speculazione non c'è. Invece si è scatenata veramente una sorta di caccia alle streghe, che cosa porterà? Indubbiamente, anche se non c'entriamo nulla, porterà le pattuglie della Guardia di Finanza sugli impianti, dove rileveranno sicuramente qualche irregolarità di tipo amministrativo, con ulteriore aggravio di costi alle gestioni che, come ripeto, hanno immagini 3,5 centesimi, che in questo periodo si è ulteriormente assottigliato per via dei costi energetici che anche noi subiamo a caduta. Quindi, se di speculazione si deve parlare, si deve andare al livello alto, altissimo della filiera, laddove ci sono gli interscambi sui future, queste cose qua, quindi non certamente sulla parte, diciamo, raffinazione e distribuzione dei carburanti. Il governo nel provvedimento varato nelle scorse ore ha ipotizzato interventi come l'esposizione del prezzo medio del carburante e, come appunto diceva, anche controlli. Si è paventato anche l'intervento della Guardia di Finanza e anche appunto però interventi come l'esposizione del prezzo medio. Secondo lei comunque anche queste sono misure in qualche modo vessatorie della categoria e che non vanno invece a risolvere il problema? Assolutamente sì, nel senso che noi già ora, unica categoria in Italia, abbiamo l'obbligo di comunicare al Ministero, all'Osservatorio Prezzi, i prezzi che pratichiamo. Come funziona? Lo spiego per i vostri telespettatori. Ogni volta che cambia il prezzo, noi siamo tenuti a comunicarlo all'Osservatorio Prezzi.
Oppure, se il prezzo non cambia dopo una settimana, comunque dobbiamo ribadire il prezzo che è presente in quel momento sull'impianto e comunicarlo. La mancata comunicazione o la ritardata comunicazione di questi prezzi provoca, in caso di verifica della Guardia di Finanza, una sanzione di 1.032 euro per ogni violazione, che potrebbero esserci nel corso dei sei mesi che la Guardia di Finanza prende come riferimento, più di una violazione. Ora io vorrei ricordare, così in maniera molto semplicistica, che 1.032 euro di sanzione corrispondono al margine che un gestore ha su 34.400 litri. Ora mi chiedo se anche la sanzione, che magari va tenuta in considerazione, non sia particolarmente vessatoria. Il fatto che poi sul decreto venga anche scritto che la sanzione potrebbe aumentare, e in caso di reiterate di recidiva si può arrivare addirittura alla chiusura dell'attività da un periodo da 7 a 90 giorni. Ora mi direte voi, se non è vessazione questa, non so quale sia. E poi la questione del cartello sul prezzo medio è una grandissima stupidata, e le spiego perché. Perché comunque sul bacino di utenza dove lei o i suoi telespettatori vanno a fare il rifornimento, il prezzo di riferimento è quello che c'è ed è già molto ben indicato per la parte che riguarda self e servito sul distributore. Ora, se noi ci mettiamo un ulteriore cartello che non cambia nulla nella sostanza, perché il cliente acquisterà il prodotto al prezzo che c'è scritto sul distributore, non quello del prezzo medio, andremo a creare ulteriori destabilizzazioni, ulteriori confusioni, che potranno solamente ingenerare anche delle situazioni di contrasto col gestore, che nulla c'entra su queste dinamiche. A patto appunto che di questa bocciatura totale degli interventi del governo, però volevo chiederle cosa invece vi sareste aspettati e cosa secondo voi invece si dovrebbe fare davvero per andare incontro alle esigenze sia della vostra categoria sia di chi poi invece deve fare tutti i giorni il rifornimento. Ma allora io premetto che comprendo la decisione del governo di sospendere questo provvedimento che era stato introdotto dal governo Draghi, perché costerebbe all'erario circa 1 miliardo di euro al mese. Ora, in una fase in cui il governo sta aiutando famiglie e imprese su aspetti relativi al sostegno per le bollette, per la parte energetica, chiaramente con una coperta corta come quella che abbiamo, è evidente che il governo secondo me ha fatto anche una scelta consapevole. La cosa che dà un po' fastidio è che forse magari o in buona fede, per mancanza di conoscenza delle dinamiche che ci sono, o spero di no, in mala fede, per svegliare l'opinione pubblica da un provvedimento che comunque non è popolare, fra virgolette, ci ha preso in mezzo noi che, come ripeto, poco c'entriamo con queste iniziative. Allora io dico, se si deve mettere in campo, parlavano di 600 pattuglie della Guardia di Finanza, allora a questo punto mettetele in campo per andare a stanare quella parte di illegalità, quella sì vera, che c'è sulla rete. Il procuratore Raimondi, il procuratore di Trento, aveva stimato 2 anni fa in circa il 30% dei prodotti esitati sulla rete nazionale, che corrispondono a un danno erariale di circa 13 miliardi di euro. Allora, invece di venire a sanzionare i gestori che sono già particolarmente vessati da altre situazioni, io dico, si impegni questo potenziale, che è un potenziale sicuramente che può essere utile alla comunità, per andare a stanare queste situazioni.
Allora, è molto chiaro, io la ringrazio davvero per il suo intervento. Torneremo ad aggiornarci a questo punto perché lo ricordiamo, c'è questo sciopero proclamato per il 25 e il 26 gennaio, quindi vedremo cosa succederà nel frattempo, se ci saranno dei movimenti, delle trattative che permetteranno magari anche di arrivare ad un annullamento, ad una revoca dello sciopero. Grazie davvero a Bruno Bearzi per buon lavoro. E allora noi torniamo anche a Lecco per sentire subito la voce di un cittadino con Caterina Zita. Sì Anna, noi siamo qua con il signor Gianluca e stavamo commentando un po' anche la discussione che voi stavate avendo appunto in studio. Prezzo della benzina, coperta troppo corta, risorse che passano diciamo da un'emergenza a un'altra, le famiglie poi appunto per placare questi rincari. Io le chiedo che cosa ne pensa, lo abbiamo detto, siamo davanti a una pompa di benzina, i prezzi rispetto agli ultimi giorni di dicembre sono cambiati dal primo di gennaio con l'eliminazione dell'ultimo sconto sulle accise, lei che cosa ne pensa? Ma io penso che se le risorse sono scarse bisogna dare delle priorità, ci sono tante priorità che per me non sono priorità rispetto a quello che poi hanno fatto con l'aumento della benzina e di tutto quello che è l'inflazione. Se dedicassero meno soldi alle armi e più soldi alle esigenze della popolazione italiana, non saremmo qui a parlare delle accise, dei 18 centesimi o dell'inflazione. Lei prima mi diceva, no? Per un cittadino è anche strano vedere uno sconto, una riduzione in un certo periodo e poi vederla eliminata con l'inizio del nuovo anno. Lei dice come prima si era riusciti a ridurre questo prezzo e quindi ridurre anche le accise. Oggi perché questa cosa non si può più fare? No, cioè crea un po' anche di confusione, certo, appunto nelle persone. Io capisco che 15 giorni fa sono state tolte perché la benzina era scesa, va bene, ok, ma nel momento in cui ritorna a salire, così come sono state tolte e rimesse, devono tornare a toglierle, quindi se la benzina sale, che sia per la speculazione o per qualsiasi altra cosa, se prima le hanno tolte per evitare che ci fosse questa benzina a 2 euro, quello che sarà, bene, si ritolgono anche adesso, appunto. E allora le chiedo un'ultima domanda, secondo lei è iniziato un nuovo anno, l'emergenza per il nostro paese o quantomeno non l'emergenza ma la priorità su cui ci si dovrebbe concentrare in questo periodo, finisce un anno difficile, ne inizia un altro che sembra abbastanza complesso, secondo lei su cosa servirebbe concentrarsi? Non sentiamo più, abbiamo perso il collegamento, quindi torno anch'io al tema della benzina, però perché anche il Sole 24 Ore apre ovviamente il quotidiano economico sul tema della benzina, fango su di noi e poi appunto l'annuncio di questo sciopero il 25 e il 26 gennaio. Le associazioni dei gestori hanno assunto la decisione di proclamare unitariamente lo stato di agitazione della categoria su tutta la rete per porre fine a questa che chiamano ondata di fango contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità. Le associazioni dei gestori unitariamente hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della categoria su tutta la rete, di avviare una campagna di controinformazione sugli impianti e proclamare per le giornate del 25-26 gennaio una prima azione di sciopero con presidio sotto Montecitorio. Questa è una nota congiunta, appunto abbiamo sentito spiegare bene dal presidente della categoria questa situazione. Divampano le polemiche sulle misure prese ieri dal governo per favorire la trasparenza con i gestori delle stazioni di servizio sulle barricate. I consumatori sono soddisfatti a metà perché da un lato apprezzano la richiesta di maggiore chiarezza dei listini dei carburanti, ma dall'altro chiedono di intervenire a monte sulla formazione dei prezzi e venerdì presenteranno le proprie proposte in un incontro con il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, anche sulla base del testo effettivo del decreto. Intanto vediamo che dopo il giro di ribassi registrati ieri sui listini dei prezzi consigliati dai maggiori marchi, questa mattina invece le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano in lievissimo ribasso. Nel frattempo, tuttavia, rileviamo una brusca inversione di tendenza sui mercati petroliferi internazionali, con le quotazioni dei prodotti raffinati in forte rialzo, una circostanza che se dovesse consolidarsi potrebbe avere effetti anche sui prezzi alla pompa nei prossimi giorni. Queste sono le medie dei prezzi praticati e comunicati dai gestori all'Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla staffetta, rilevati
ieri alle 8 su circa 15.000 impianti. E allora per la benzina self-service la media è 1,82 euro al litro e il diesel a 1,87 euro al litro. Per quanto riguarda il servito si parla di 1,96 euro al litro e il diesel supera i 2,015 al litro. Vediamo anche il GPL servito a 0,78 euro al litro, il metano servito a 2,29, questi appunto i prezzi medi. Invece ovviamente sulle autostrade i prezzi sono diversi, benzina self-service 1,9 euro al litro il prezzo medio, gasolio self-service 1,95 euro al litro e per il GPL 0,89, il metano 2,48. Allora queste invece sono appunto le quotazioni indicate oggi dall'Osservatorio dei Prezzi e riportate appunto anche dal Sole 24 Ore, che dedica l'apertura, il quotidiano economico anche in questo caso, al tema che sta facendo discutere del caro carburanti. Vediamo chi abbiamo in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Non ci sente, allora ovviamente il numero è sempre attivo, è possibile. Pronto? Sempre parla, ecco, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, è in diretta. Sono Emilia, sì, la ringrazio. Sono Emilia da Trezzano sul Naviglio. Da persona adulta ascolto molto, molto voi il mattino, però faccio un appello ai nostri governanti, sia essi all'estero, in Europa, tutti quelli che hanno in mano l'Italia. Stiano attento come stanno facendo, perché questo passettino avanti e 5 indietro, la gente è stanca. È stanca perché poi ci chiediamo come mai nelle famiglie succedono le disgrazie, il padre non si comporta bene, la madre non si comporta bene, i figli non si comportano bene a scuola, perché se il capo famiglia, che è il nostro presidente di consiglio, che è una donna, non si mette in testa di fare le cose che aveva detto e che si sta rimangiando un pezzettino alla volta, e poi meno spettacolarità in Parlamento. In Parlamento ci si tiene seduti e si parla e si fa capire alle persone, perché loro sono lì pagate da noi. E questi balletti, invece di dirli alla gente e continuamente stuzzicarla, perché uno prende la macchina per andare a lavorare la mattina, c'ha tutti i suoi pensieri, c'è i suoi figli a scuola, tante cose. Bisogna tenere il popolo contento, non scontento. Prima di divulgare alcune cose che fanno imbestialire tutti quanti, ci pensassero 50 volte, perché poi non si chiedono se le piazze si riempiono con i bastoni in mano, perché hanno stancato. L'Italia. Grazie signora, allora diciamo avanti, che è stata chiara, ecco, ovviamente poi non si può arrivare a giustificare naturalmente comportamenti aggressivi, violenti, giustificandoli con il comportamento dei politici, però diciamo che è stato chiaro il suo pensiero e anche la sua opinione, naturalmente anche sull'appello anche ai politici. La ringrazio signora, buona giornata. E a proposito dei politici e appunto anche della situazione del governo, delle tensioni di cui si parla all'interno del governo legate proprio anche al tema del carburante, lo dicevamo, ci sono anche già le prime reazioni politiche, ad esempio quella del ministro Ciriani che dice non ce l'abbiamo con i gestori, Renzi invece contro il governo, combinate danni e date colpa agli altri. Nel frattempo però vediamo anche appunto da Repubblica come effettivamente ci siano delle tensioni, o almeno questo è quanto sta emergendo all'interno del governo, proprio legate anche al tema della benzina, delle accise, il piano degli alleati per piegare Meloni, abbassare i prezzi. La Premier proverà a spostare l'attenzione sull'immigrazione e sta programmando un viaggio in Libia entro fine gennaio.
Roma sulla carta sembra un gol a porta vuota, la destra è avanti in Lombardia, il centro-sinistra frantumato, dove più poteva vincere, cioè nel Lazio. Eppure a 30 giorni esatte dalle regionali Giorgia Meloni è in difficoltà. In queste ultime ore Lega e Forza Italia pianificano come tornare alla carica per chiedere nuovamente un decreto sulle accise. Lo faranno nelle prossime ore, convinte che il prezzo dei carburanti resterà inchiodato in alto. Non vogliono pagare un amaro prezzo elettorale. Ufficialmente la Premier nega ripensamenti e anzi difende la linea, ma sotto traccia nell'esecutivo è in corso una riflessione per preparare l'eventuale piano B, utilizzare l'extragettito dell'IVA derivato dall'aumento del costo della benzina per ritoccare proprio le accise. E allora poi abbiamo visto invece bello sciopero. È un percorso, l'esito ancora incerto, di sicuro c'è che Silvio Berlusconi ha dato ordine ai suoi uomini di insistere in questa battaglia. Altrettanto sicuro è che Matteo Salvini pressa riservatamente il tesoro per individuare nuove risorse e tamponare il problema. Meloni, che ha sfidato i partner e compattato il Consiglio dei Ministri sulla sua posizione, non può e non vuole cedere, non nell'immediato, e anzi prepara il rilancio. Intende spostare l'attenzione dal caro benzina all'immigrazione. Approverà presso un decreto su sicurezza, migranti e femminicidio e pianifica sempre per gennaio un viaggio in almeno uno dei paesi del Nord Africa prima del Consiglio europeo del 9-10 febbraio. Probabilmente sarà la Libia, da cui continuano le partenze verso l'Europa. Ma in queste ore non si parla d'altro che di benzina. È la madre di tutte le battaglie, l'angoscia inconfessata della destra, lo scalpo che serve a Palazzo Chigi per dimostrare chi comanda. Meloni ritiene che la gestione del messaggio del governo sul nodo delle accise sia stato confuso, disordinato, tardivo e vuole ribaltarlo. Ci mette la faccia, anche se inciampa sul programma elettorale dimenticando le sue stesse promesse. Sceglie la strada della diretta social con gli appunti di Giorgia. Negli ultimi 50 giorni ha tenuto una conferenza stampa, quella obbligata di fine anno, e contesta una presunta distorsione mediatica della vicenda dei rincari. La denuncia dell'assedio come strategia, che non riesce però a sedare il malcontento degli alleati terrorizzati dalle percentuali alle regionali. Non è in discussione l'esito, salvo cataclismi. I sondaggi riservati in mano a destra e sinistra indicano una forbice attorno al 15%, il distacco in Lombardia di 10 punti nel Lazio a causa della scelta dei 5 Stelle di correre da soli. Meloni non crede che a pagare nelle urne saranno i suoi Fratelli d'Italia, anzi il partito continua a crescere, semmai azzurri e leghisti. Ma l'effetto sarebbe comunque destabilizzante. Attilio Fontana si ritroverà a guidare una giunta in cui Fratelli d'Italia godrà probabilmente di più seggi della somma dei partner. Ecco perché Berlusconi, sondaggi alla mano, è irritato per l'atteggiamento dei suoi ministri, spinge per riaprire la sfida sul gasolio e produce un primo risultato. Il titolare dell'ambiente, Gilberto Picchetto Fratin, non esclude ogni misura necessaria qualora emergesse la necessità di intervenire tempestivamente. Lascia aperta la porta a una clamorosa svolta, precisando che altrimenti un intervento strutturale potrebbe concretizzarsi nella riforma fiscale di febbraio. In realtà non si è mai fermata l'istruttoria dei tecnici del Tesoro per valutare come eventualmente contenere il peso delle accise e dunque l'idea di valutare l'extragettito dell'IVA come contributo alla causa. L'unico problema sono i tempi. Le prime somme si potranno tirare a fine mese, ma a quel punto le elezioni sarebbero troppo ravvicinate. In questa direzione, sia pure tra le righe, sembra andare a sera un post della Premier, che prima reagisce alle critiche dell'opposizione, poi però aggiunge: se hai maggiori entrate dall'aumento del prezzo del carburante, le utilizzi per abbassare le tasse. Ma noi non avevamo maggiori entrate, ovviamente. L'ultima decisione è comunque politica e spetta a Meloni, che dopo il video di ieri non può certo contraddirsi in tempi troppo stretti. Semmai lavora a cambiare le priorità dell'agenda pubblica e punta sui migranti. L'idea è alzare al massimo l'asticella in vista del Consiglio dell'Unione Europea di febbraio. In previsione di quell'appuntamento riunisce a Palazzo Chigi due vice premier, il ministro dell'interno e i servizi, chiede conto della moltiplicazione delle partenze, intende comprendere le ragioni dal via libera a organizzare missioni di italiani e piante dosi in Turchia, Tunisia e Libia e si prepara a puntare tutto sul piano Mattei per l'Africa per ottenere maggiori fondi continentali. Ne ha discusso anche con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma c'è dell'altro. La premier potrebbe lanciare un segnale molto presto, volando nelle prossime settimane in Libia. Questi allora appunto tutti anche i risvolti politici legati alla vicenda del caro carburante e alle decisioni che appunto anche la Premier intende assumere in accordo con il governo. E allora torneremo a parlare di questo ed altro tra poco, subito dopo la pubblicità.
Bentornati a ETG più Today. Allora, abbiamo parlato ampiamente del tema del caro benzina, ma torniamo a sentire una voce anche da Lecco. Sì, Anna, tu hai chiuso appunto il collegamento parlando di Europa e di ciò che accade anche appunto in Europa a livello delle istituzioni. Allora io volevo darvi una panoramica poi delle altre notizie, oltre appunto al caso benzina che ci sono oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, e poi vorrei anche parlare di Europa proprio attraverso l'inchiesta del Corriere della Sera, perché appunto le altre notizie sono, come abbiamo detto, le tasse, l'IRPEF che calerà, e questa è l'intervista con il vice ministro all'economia Leo, e poi i meccanismi di accesso alla facoltà, questo è un altro titolo, una via per medicina, appunto una novità dal prossimo 13 aprile gli studenti di quarto e quinto anno delle scuole secondarie potranno misurarsi con i nuovi test di accesso a medicina. E poi si parla di esteri, lo si fa attraverso la foto di prima pagina che oggi è dedicata alle proteste in Perù, strage di manifestanti, un agente bruciato vivo, il Perù è nel caos per le proteste dopo l'arresto dell'ex presidente Pedro Castillo per il tentato golpe. La repressione fa strage tra i manifestanti con decine di morti, vedete anche appunto le bare nella foto appunto di prima pagina, un poliziotto è stato bruciato vivo, la presidente Boluarte è accusata di genocidio. E poi sempre per quanto riguarda gli esteri, parliamo caduti al fronte, 500 coscritti e Putin nomina un nuovo capo, e quindi appunto si parla del conflitto tra Russia e Ucraina, reclutati a settembre dai russi, morti in guerra, la storia degli oltre 500 coscritti sposati in fretta e costretti a lasciare la famiglia. Intanto Putin affida a Valery Gerasimov il comando dell'operazione in Ucraina. E poi parliamo invece di sicurezza, e quindi torniamo a parlare di sport, degli scontri che invece hanno riguardato il calcio in Italia, l'allarme di Giannini, capo della polizia, sicurezza pubblica a rischio per gli ultra, la possibilità che gli ultra di Roma e Napoli si potessero scontrare era nota, però non sapevamo dove e quando, ma il peggio è stato evitato, spiega il capo della polizia Giannini, quello che è accaduto è gravissimo e continuiamo le indagini. E poi un fatto di cronaca che riguarda appunto Milano, per cui poi viene spiegato nelle pagine appunto che riguardano la Lombardia, l'avvocato degli invalidi intascava i risarcimenti, si tratta appunto di chi appunto è rimasto coinvolto in un incidente stradale, sequestrati a Milano 40 milioni al Paladino dei risarcimenti alle vittime di incidenti stradali rimaste invalide, Raffaele Gerbi li ingannava trattenendo sino al 70%. Ma appunto, come detto, si parla di Europa anche nella pagina 11, l'inchiesta dell'inviata Francesca Basso. Si continua a parlare quindi di Qatar Gate, di Europa, divieto di lobby di 2 anni per gli ex europarlamentari, Qatar, la stretta di Mezzola, oggi il piano via le associazioni di amicizia con i paesi extra UE. Nella foto il ricordo di David Sassoli, Roberta Mezzola lo aveva anticipato ai leader UE al Consiglio Europeo di dicembre, pochi giorni dopo lo scoppio del Qatar Gate, una riforma complessiva delle regole del Parlamento Europeo per aumentarne la trasparenza, contrastare la corruzione e impedire futuri tentativi di influenze esterne. Oggi la Presidente Mezzola presenterà un pacchetto con 12 obiettivi alla riunione dei capigruppo, e oggi ci sarà davanti ai giudici belgi una nuova udienza sulla custodia cautelare di Francesco Giorgi, il compagno di Eva Kaili, arrestata nell'ambito delle indagini. Ieri gli inquirenti belgi hanno ascoltato la testimonianza di Alexandros Kaili, padre dell'ex vicepresidente dell'Eurocamera, che era stato confermato con una valigia, con una valigia piena di contanti mentre cercava di allontanarsi da un hotel di lusso nel quartiere europeo. Appunto, però, la notizia è questa stretta sulle lobby e quindi insomma sui contatti tra gli europarlamentari, anche gli ex europarlamentari e i gruppi di influenze. Io appunto cercherò di commentare anche queste notizie con chi avrà voglia appunto di condividere con noi impressioni, opinioni su quanto oggi è sul Corriere della Sera, e quindi a tra poco. Allora, noi torniamo a Lecco tra poco, intanto andiamo a vedere anche qual è la situazione delle strade in Lombardia con la nostra rubrica in collaborazione con ANAS.
strada statale 10, Padana Inferiore, fondo stradale dissestato all'incrocio Villanova d'Asti con la 21 Torino-Piacenza. Sulla strada statale 11, Padana Superiore, corsia chiusa per lavori dalle 22 del 12 alle 6 del 21 gennaio tra l'incrocio di Mestre con la statale 13 e l'incrocio di Venezia. Infine, ancora sulla strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero, corsia chiusa per lavori all'incrocio Pozza con la statale 569 di Vignola. E sulla strada statale 10, Padana Inferiore, traffico rallentato per lavori di manutenzione tra il chilometro dopo l'incrocio Cigognola e prima dell'incrocio di Piadena con la strada statale 343 Asolana. Per chi viaggia, come sempre, è possibile però rimanere aggiornati in tempo reale consultando il sito www.stradeanas.it oppure chiamando il numero verde Pronto ANAS 800 841 148. E allora, dalla viabilità torniamo invece a quelle che sono le ultime notizie di questa mattina. Andiamo sull'ANSA perché c'è proprio pubblicato in questo momento una notizia sull'affondo di Teheran. Altri paesi non possono imporci la loro cultura. La presa di posizione dell'ambasciatore dell'Iran a Roma, Mohammed Reza Saburi: la Repubblica dell'Iran rispetta i valori umani, ma non accettiamo che altri paesi vogliano imporre la loro cultura. La libertà è uno dei valori dell'Islam. Ieri il messaggio di Mattarella sulla necessità di rispettare i diritti umani e di porre fine alla repressione. Allora andiamo a vedere ulteriormente le parole, appunto: la Repubblica dell'Iran rispetta i valori umani, ma non accettiamo che altri paesi vogliano imporre la loro cultura. La libertà è uno dei valori dell'Islam. Queste le parole dell'ambasciatore dell'Iran a Roma nel suo primo incontro con la stampa italiana dopo aver presentato ieri le sue credenziali al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In base alla legge iraniana, la pena capitale è prevista per i reati più gravi. In relazione alle persone che sono state giustiziate, hanno avuto un processo equo e con tutte le garanzie. In Iran sono ammesse le manifestazioni pacifiche, ma non disordini violenti che non sono accettabili, aggiunto l'ambasciatore. Il rispetto dell'Italia per ogni paese estero e per le sue istituzioni trova un limite invalicabile quando vengono calpestati i diritti dell'uomo, per cui è giunta l'ora di porre immediatamente fine alle violenze rivolte contro la popolazione. Questo invece è il messaggio all'Iran che Sergio Mattarella trasmette a Teheran, recapitandolo personalmente al nuovo ambasciatore iraniano in Italia. L'occasione per questa dura reprimenda del Presidente della Repubblica è stata la salita al Quirinale del diplomatico per presentare le lettere credenziali. Allora abbiamo visto il duro intervento di Mattarella, ma anche la replica dell'ambasciatore dell'Iran a Roma. E sempre notizie che arrivano dall'estero, parliamo anche dell'Ucraina, perché è in corso una missione di Urso e Bonomi a Kiev. Allora andiamo a vederlo, perché il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi sono a Kiev. Per il ministro si tratta di un ritorno, perché era già stato in Ucraina prima delle elezioni e torna ora come primo ministro del nuovo governo a ribadire la solidarietà dell'Italia al popolo ucraino. Tra le iniziative, Urso e Bonanni inaugureranno il desk di Confindustria a favore delle imprese. Intanto continuano senza sosta gli attacchi. Esplosioni sono state udite questa mattina dai residenti della città di Kherson nell'Ucraina meridionale. Non ci sono ancora commenti ufficiali sulla situazione, ma esplosioni sono state udite in città anche durante la notte. E allora le notizie dal fronte e intanto anche la visita istituzionale italiana. Ma torniamo a sentire un'altra voce da Lecco. Sì Anna, noi ci siamo fermati qui alla pompa di benzina per cercare di parlare con qualcuno che è in fila per fare il pieno, e allora cerco di rubare una voce velocissimamente, se non creiamo troppi intoppi. Posso chiedere giusto a lei qual è il suo umore oggi mentre aspetta di fare il pieno? Beh, non sono molto contenta di questi aumenti, perché poi va a incidere su tutto quanto, su tutto. A parte che, vabbè, a livello di benzina, io di trasporti mi sono già accorta che sono aumentati i prezzi sia dei fornitori, per quanto riguarda la materia di confezione, quindi al di là della benzina c'è tutto un mondo intorno che sta subendo degli aumenti. E lei usa molto la macchina per lavoro? Abbastanza, sì.
sì, sempre, tutti i giorni. Quindi questo incide sul suo, sì, diciamo, sì, a fine mese, sui diversi rincari, beh, sull'economia, sì, perché, di una persona. Perché a volte prima facevo il pieno con 70 euro, che lo facevo. Tante volte mi è capitato di pagare anche 110, quindi è una percentuale alta. Ma non solo per i miei spostamenti, anche per la merce che vado a comprare. Tutto a il settore, tutta la filiera, quindi ovviamente tutta ne viene influenzata. Tutta la filiera ne soffre. Lei fa diesel o benzina? Diesel. In un momento si pensava che fosse poi, diciamo, la fonte più economica, economica e conveniente. Invece si è poi rivalutata come quella più dispendiosa rispetto alla benzina. E questo cambio dal primo di gennaio, cioè fino a dicembre si era tirato un sospiro di sollievo, a gennaio sono stati eliminati gli sconti sulle accise. Sì, sì. Ci sì. Si aspetta che la situazione possa peggiorare ancora? Non lo so, io spero di no. So che sentivo stamattina l'85% sono le tasse, quindi non so. La ringrazio. Poveri benzinai a questo punto, perché sono in una situazione non bella, perché certo, sia loro che noi che consumiamo. La ringrazio, ovviamente noi cerchiamo di, appunto, non intralciare la fila. Anna, lo avete sentito, questa è un'altra voce, appunto, di chi, appunto, sta qui in attesa di fare il pieno e utilizzare l'auto, continuare a utilizzare l'auto per lavoro. Quindi, insomma, questi sono anche i dubbi e le perplessità di chi l'auto la deve usare e utilizzare lo stesso. A voi. E allora noi torniamo invece sul tema degli scontri tra tifosi domenica scorsa, che hanno bloccato anche l'autostrada, perché ci sono aggiornamenti. Ultra di Roma, il blitz di 7 tifosi in passamontagna esposti striscioni contro i rivali del Napoli. La Digos ha rimosso gli striscioni e sta cercando di esaminare le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare 7 tifosi coperti da passamontagna. La risposta degli ultra della Roma è arrivata questa notte. 7 tifosi coperti da passamontagna hanno esposto uno striscione, scattato una foto che hanno inviato ai rivali del Napoli, che domenica scorsa hanno affrontato sull'autostrada A1 a Badia Alpino. Se occasioni ci sarà, embè, tutto qua, recita lo striscione che questa notte è stato esposto in zona tuscolana. Si riferiscono al messaggio che i napoletani lasciarono nel novembre del 2014 allo stadio di San Paolo, a pochi mesi dalla morte di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ucciso negli scontri pre-partita a Roma prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli, nel quale si invocava vendetta per quella morte. E non solo, al ponte della Tuscolana un altro striscione è stato affisso sempre ieri notte, forse dallo stesso gruppo ultra e sempre contro i napoletani. Sono anni che gridi vendetta, ma neanche 50 verso 300, lascia perdere, dammi retta. La Digos, dopo le segnalazioni, ha già rimosso gli striscioni e ora sta cercando di visionare le immagini delle telecamere per arrivare a individuare i responsabili dei testi. Allora, questa anche la vicenda appunto degli scontri tra tifosi, che domenica ha assunto proporzioni davvero drammatiche, anche sul coinvolgendo anche l'autostrada. Ma restiamo ancora sul Corriere della Sera per vedere invece anche le immagini pubblicate, diffuse, su quanto sta accadendo in Ucraina. L'Ucraina orientale devastata dai crateri, le foto satellitari che mostrano la distruzione, appunto le foto satellitari diffuse da Max Technologies. In uno scatto si vede il terreno ai lati di una strada marcato da dozzine di crateri creati dalle esplosioni. Ogni buca corrisponde a una cannonata o all'impatto di un razzo. Una superficie lunare, un campo di battaglia del primo conflitto mondiale, lo sfregio della guerra in Ucraina, raccontano molto le foto satellitari, appunto, diffuse da Maxar, che fissa un'area nel settore tra le località teatro del grande confronto. Il terreno ai lati della strada è marcato da dozzine di crateri creati dalle esplosioni. Ogni buca corrisponde a una cannonata, all'impatto di un razzo. I due contendenti fanno largo uso delle artiglierie che devono devastare le postazioni, minacciare le vie di comunicazione e falciare le unità che avanzano. Non a caso lo definiscono questo fronte come il tritacarne. Allora, queste le immagini anche che mostrano il prima e il dopo. Una macchina che inghiotta i mezzi, i soldati, lascia un'eredità non meno pesanti di ordigni inesplosi sul territorio. In questi mesi i russi sono riusciti ad avanzare a piccoli passi, pagando un prezzo altissimo con ondate mandate all'assalto. Non meno gravi le conseguenze per i difensori. È la fase più sanguinosa, dicono da Kiev. Enorme anche il dispendio di munizioni. Pochi giorni fa fonti americane sostenevano che la cadenza del tiro fosse scesa drasticamente. Alcuni osservatori hanno aggiunto che gli invasori sono meno precisi e allora tendono a saturare l'obiettivo fin tanto che
fanno centro. E allora queste ancora, queste immagini appunto che mostrano la devastazione in Ucraina quando siamo ormai a un anno dall'avvio dell'invasione dei russi e quindi dal conflitto in Ucraina. Ancora di Ucraina si parla sul Corriere della Sera con storie e morte dei coscritti di Putin. Alcuni non sono neanche arrivati vivi al fronte. E a proposito appunto di situazione internazionale, si parla anche delle diplomazie con la Cina. Ci si chiede se la Cina sta cambiando la politica estera a Pechino, convinti che lo zar sia pazzo. Allora andiamo a leggere anche gli approfondimenti sulla situazione in Cina. È possibile un riavvicinamento a sorpresa tra la Cina e l'Occidente dopo la videoconferenza tra Xi Jinping e Putin al termine del 2022? Sembrerebbe impossibile, ma il leader di Pechino ha di recente fatto diverse mosse interessanti. Il governo cinese si è convinto che la Russia uscirà dal conflitto come una potenza minore. Allora, questi anche gli approfondimenti sulla diplomazia, al lavoro in Cina, ma torniamo a sentire un'altra voce, Alecco. Sì, Anna, noi siamo qua col signor Leandro, buongiorno, e guardando il lago ci stavamo un po' chiacchierando di diversi problemi, di diverse questioni che interessano il nostro paese e non solo, volevamo un po' filosofeggiare, abbiamo detto, no? Perché sul Corriere della Sera, lo abbiamo ripetuto più volte, oggi si parla ancora di benzina, si parla di caro vita, si parla di tasse, poi si parla di scontri oltre i nostri confini nazionali in Perù, in Brasile, il problema del Qatar Gate in Europa. Insomma, questo 2023 inizia, continua con la guerra, inizia con altri problemi. Lei che ne pensa? Che cosa si aspetta da questo anno? E la filosofia aiuta a prendere questi momenti di difficoltà con un po' di calma o no? Sì, bisogna prenderli con calma, le cose si risolvono lentamente e con volontà. Non esiste la bacchetta magica. Però ci vuole serietà nell'affrontare i problemi. Ecco, lei mi ha detto i problemi ci sono sempre stati, insomma, problemi più o meno simili a quelli di oggi, però di epoche senza problemi non se ne sono vissute, quindi è un po' arreso, diciamo, al fatto che non si troverà una risoluzione a tante delle questioni di oggi, o secondo lei questo 2023 può essere mi anche un anno? Mi dovrei pulire un attimo il naso. No, vabbè, allora le lascio il tempo perché fa freddo. No, è Nicola Annato. Siccome un po' di anni io ne ho, tanti, e ho sempre visto che i problemi nascono e poi pian piano si risolvono. La bacchetta magica non esiste, ci vuole solo impegno e serietà nell'affrontare i problemi. E allora, per dirne una, la guerra che continua ormai da praticamente un anno, si sta facendo, la diplomazia sta lavorando per trovare la pace, o secondo lei questo conflitto andrà avanti ancora per molto? Il problema sta nella testa di Putin, lui l'ha iniziata, per quale motivo l'ha iniziata io non lo so, e il problema è che tutto dipenderà da lui, quando vorrà smettere di attaccare la Russia, cioè l'Ucraina, perché l'Ucraina è un paese libero, ha il diritto di decidere come governarsi e sovrano sui propri confini. Quindi, allora, però, siamo partiti dal globale per terminare al locale. Lei vive a Lecco, io le chiedo qual è il problema per lei numero uno di questa città, e il 2023 cosa chiede? La sporcizia delle strade e la manutenzione delle strade, che il comune non si dedica con sufficiente volontà a tenerle pulite e mantenute bene. Quindi, perché fanno lei, attenzione alle strade, questo è un... Sì, perché sono specialmente i marciapiedi e alcuni viali sono sporchi e non mantenuti in modo decente. Allora, io la ringrazio per aver condiviso con noi un po' questa panoramica sui problemi del mondo e anche di Lecco, quindi grazie. Prego. A voi, ciao. Anna. E noi andiamo a vedere anche l'apertura del Corriere del Ticino, che parla questa mattina dello stadio San Siro, quindi l'attenzione concentrata sull'Italia e su Milano. Il nuovo San Siro non si farà mai. Dopo la presa di posizione di Vittorio Sgarbi, che ha anticipato il vincolo dello stadio, nessuno ancora ha il coraggio di dire che quasi un decennio di dibattiti e progetti è stato
Inutile, il nuovo San Siro non è ancora cominciato ma è già finito. Dopo la presa di posizione di Vittorio Sgarbi, che ha anticipato il vincolo dello stadio, nessuno ha ancora il coraggio di dire che quasi un decennio di dibattiti e progetti è stato inutile. Ma quel momento è vicino, tanto è vero che Inter e Milan stanno percorrendo nuove strade che potrebbero, dopo il 2026, portarli a un nuovo impianto per ognuna. O più concretamente, a farsi andare bene entrambe un San Siro ristrutturato. Insomma, i ticinesi, tifosi di una delle due squadre di Milano, continueranno ad averle a 35 ottimistici minuti di auto da Chiasso. Allora, queste le considerazioni, l'analisi sul Corriere del Ticino, che dedica attenzione proprio appunto al tema dello stadio di Milano, mentre si parla poi ovviamente anche sul Corriere del Ticino invece anche della situazione della guerra in Ucraina, con le immagini anche in questo caso che mostrano la distruzione, in particolare nel Donetsk, la città di Soledar rasa al suolo. Impressionanti le immagini satellitari prima del 1 agosto 2022 e dopo il gennaio 2023. Mosca intanto chiede una riunione del Consiglio di sicurezza sull'Ucraina per il 17 gennaio. E allora questo, intanto, mentre da Berna si parla dello stop ai documenti di viaggio dei territori ucraini sotto occupazione russa. E l'Ucraina invece, questi sono gli ultimi aggiornamenti in diretta, resiste su tutti i fronti in attesa di nuove armi. Questa allora anche l'apertura del Corriere del Ticino. Torniamo però invece anche all'ANSA per una notizia sul tema dei migranti, un altro dei temi ovviamente ancora sotto i riflettori, lo abbiamo visto, ne parla anche la Premier Giorgia Meloni, ma intanto la GeoBarents è arrivata ad Ancona al via le operazioni di sbarco. La GeoBarents di Medici Senza Frontiere è entrata nel porto di Ancona e ha attraccato alla banchina 22, stanno sbarcando i primi migranti dei 73 che si trovano a bordo, salvati al largo della Libia nei giorni scorsi. Le operazioni preliminari allo sbarco erano iniziate poco prima delle 8 con il personale sanitario salito a bordo per i primi accertamenti sanitari. Le operazioni stanno andando bene, ha riferito il prefetto di Ancona, che è stato in banchina per monitorare le operazioni. Il campo di accoglienza predisposto dalla Protezione Civile permarrà sulla banchina anche nei prossimi giorni. Sul posto i servizi sociali del comune e l'assessora Emma Capogrossi. La nave di Medici Senza Frontiere è arrivata allo scalo marchigiano, assegnato dal Ministero dell'Interno con un giorno di ritardo, dopo 5 giorni di navigazione a velocità ridotta a causa del maltempo. I naufraghi hanno sofferto anche di mal di mare, così come lo staff di Medici Senza Frontiere. Un'inutile sofferenza, secondo Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi a bordo, che si aggiunge a quella che hanno sopportato i migranti fuggiti dalla Libia, dove sono stati torturati. Potevano essere evitati con l'assegnazione di un porto più vicino di Ancona. L'altro ieri sera era arrivata ad Ancona anche la Ocean Viking, con 37 naufraghi a bordo, ripartita ieri. Il meteo avverso era previsto, molto brutto, onde alte oltre 3 metri. Ci sono persone infreddolite, ammalate, indebolite, nausea e sofferenza anche tra i membri del nostro equipaggio, persone abituate al mare. Così il capo missione ad Ancona dopo l'arrivo in porto della GeoBarents con 73 migranti a bordo, salvati qualche giorno fa. Oltre alle sofferenze per il mare grosso, ha riferito, continuiamo a registrare racconti di persone torturate in Libia, anche molto giovani. Non stiamo giocando, per questo avevamo chiesto al governo di riconsiderare la decisione di mandarci a 1500 km dal luogo di soccorso. Il rifiuto è stato categorico, senza posto per una trattativa, e chi ha sofferto sono le persone a bordo. I dati intanto dicono il contrario, questa è la domanda, le navi ONG fattore d'attrazione, i dati appunto dicono il contrario. Da quando il governo ha iniziato la sua gestione, gli arrivi di migranti sono quasi duplicati in Italia, mentre la partecipazione in questi arrivi delle nostre navi si è ridotto dal 22 al 7% e si è incrementato del 100% il numero di arrivi. Così queste le, appunto, le tensioni anche sul tema dei migranti. Ma torniamo a dare la linea a Alecco, a Caterina Zita. Sì Anna, in chiusura io vorrei anche commentare un'imprecisione che ho detto prima. Prima infatti ho detto che fa freddo, almeno a me faceva freddo stando qui fuori, sento una temperatura abbastanza, diciamo, frizzante per così dire, quindi sto sentendo freddo, ma in realtà oggi sul Corriere della Sera due pagine sono dedicate all'anno record per le temperature alte, quindi insomma il mio commento è decisamente confutato dalla realtà. Davanti a noi, voi non lo potete vedere in questo momento, ma c'è il Resegone con una, diciamo, leggera
spolverata di neve proprio sulla cima, ma in realtà oggi sul Corriere della Sera si scrive: la temperatura media sale a 16,9 gradi, 12 mesi più caldi di sempre in città, dati mai così alti dal 1897, così nascono siccità e bombe d'acqua. Non soltanto Milano, però un po' tutto il paese, anche la Lombardia è appunto si può dire influenzata da queste alte temperature. L'anno senza neve del Penice, qui l'inverno non è iniziato, impianti chiusi sull'Appennino Pavese, al bar dello sci non entra un cliente da giorni. Sull'Appennino Pavese l'inverno non è mai iniziato, di nevicate che fanno ben sperare non se ne vedono dal febbraio scorso, le vacanze natalizie peggiori degli ultimi anni per i gestori degli impianti. E poi si scrive ancora: oltre il danno la beffa, verrebbe da dire. Fatto sta che, calcolatrice alla mano, l'ultimo mese del 2022 è stato un dicembre da dimenticare. Alla stazione sciistica del Penice le temperature sono primaverili e la neve non si riesce neppure a sparare dai cannoni. E per quanto riguarda invece Milano, lo scrive l'Osservatorio Milano Duomo, l'osservatorio meteorologico, l'anomalia climatica a Milano è impressionante rispetto ai valori del passato. Basti pensare che rispetto al trentennio fra il 1991 e il 2020 la temperatura media è passata dai 16,1 gradi ai 16,9 gradi del 2022, una differenza che spiega tutti i fenomeni più allarmanti a partire dalla siccità e dalle bombe d'acqua. E per quanto riguarda le bombe d'acqua, si dice il record di quantitativo caduto in un solo giorno, ovviamente stiamo parlando di pioggia, spetta a Milano Sud, che il 29 luglio ha fatto registrare 44,8 mm di pioggia in meno di 3 ore. Una bomba d'acqua, che è il classico segnale d'allarme di un'estrema tropicalizzazione del clima, non solo in città ma in tutta l'area metropolitana milanese. Si parla appunto poi della parola che oggi spiega un po' questo problema, è isola di calore. Allora io in conclusione vi dico anche che cosa vuol dire isola di calore, una parola che probabilmente continueremo a sentire anche nei prossimi mesi. In meteorologia l'isola di calore è il fenomeno che determina un microclima più caldo all'interno delle diverse aree urbane cittadine rispetto alle circostanti zone periferiche. A Milano le zone più calde sono Milano Centro e Sarpi, e quindi appunto, però, come detto, non si parla soltanto di metropoli, di città, ma si parla in generale di tutta la regione e di tutto il paese, che quest'anno ha registrato delle temperature ben più alte rispetto alla media. Io quindi dal Lecco e dal Resegone, come detto, con poca neve sulle cime, io vi saluto, vi ringrazio e chiudiamo appunto il collegamento da Lecco. Grazie. Grazie a Caterina Zita da Lecco. E allora noi siamo ormai davvero agli istanti finali di questa puntata. Vi ricordo la notizia che abbiamo dato all'inizio, a cui abbiamo dedicato ampio spazio: continuano le tensioni sul tema del caro benzina e proprio oggi appunto i gestori hanno annunciato un pacchetto di scioperi per il 25 e il 26 gennaio prossimi. Una nota congiunta delle associazioni dei gestori che dice: per porre fine a questa ondata di fango gettata su di noi, questa ovviamente è la considerazione della categoria, l'abbiamo sentita spiegata ampiamente, mentre il ministro risponde che lo sciopero è un diritto legittimo ovviamente, e Fazzolari dice che però sono state prese misure a tutela dei distributori. E allora vediamo anche come continuerà il dibattito, il braccio di ferro che sicuramente proseguirà nei prossimi giorni in vista di questo sciopero annunciato per il 25 e 26 gennaio. E noi invece siamo arrivati al termine, continueremo naturalmente ad informarvi con il nostro telegiornale a partire dalla prima edizione alle 12.30 e poi con l'edizione pomeridiana e serali. E TG più Today invece termina qui, l'appuntamento è domani mattina alle 10.30. Buona giornata.